Buongiorno bambini e bambine. Oggi vi proponiamo un gioco molto divertente. La danza dei ventagli. Siete pronti? Cominciamo! Allora, di cosa abbiamo bisogno? Di un cartoncino per costruire il nostro ventaglio, di un po' di musica, e potete scegliere voi se utilizzare la radio, la televisione, oppure se siete all'aperto potete usare uno smartphone. E poi avete bisogno di un vostro amico, di un'amica, di un genitore, insomma di qualcuno che giochi con voi. Tu! Io. Ok. Iniziamo a costruire il nostro ventaglio. Prendiamo il cartoncino, lo pieghiamo in due, così. Pieghiamo in due una delle due parti e poi cominciamo a fare delle pieghe, come se stessimo costruendo una fisarmonica. Uno, due. Facciamo lo stesso anche con l'altro lato. Pieghiamo in due. Pieghiamo. Dovrebbe venire così, come una fisarmonica. Poi lo chiudiamo. Ed ecco qua il nostro ventaglio. Ora invitate il vostro compagno a venire vicino a voi. Ciao. Ciao. Perfetto, adesso chiudi gli occhi. Concentrati, mi raccomando. Adesso cominciamo a sventolare con il nostro ventaglio una parte del corpo a scelta del nostro compagno. E il nostro compagno deve muoversi a seconda di come sente il vento sul suo corpo. Proviamo, vediamo, cominciamo piano 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 con il viso. Stop. Divertiamoci a far muovere una parte del corpo, per esempio la mano, e poi a un certo punto fermarci. Poi andiamo al piede e poi ci fermiamo. E il nostro compagno deve fare tutto quello che noi gli suggeriamo di fare, sentendo solamente lo sventolamento del nostro ventaglio. Continuiamo con il gomito. Stop. Andiamo sul busto. Stop. Prima di cominciare ad aumentare la velocità, cerchiamo di trovare il giusto modo di far capire al nostro compagno quale parte stiamo sventolando. Per esempio l'orecchio. Io devo essere sicura che il mio compagno capisca che sto sventolando l'orecchio. Perfetto, quando abbiamo preso un po' di mestichezza con il gioco, possiamo mettere una musica che ci piace e divertirci a far danzare il nostro compagno. Siete pronti? Buon divertimento! Bene, noi speriamo che questo gioco vi sia piaciuto e vi diamo appuntamento a prestissimo, vero Giuseppe? Sì. Vi ringraziamo ancora per essere stati con noi in questi due mesi, per esservi divertiti e per aver seguito i nostri video. E quindi vi salutiamo. Ciao! Ciao ciao!